Grazie, buonasera. Mi fa piacere di poter condividere con voi quello che per me ha significato e significa tuttora l'esperienza dei sette monaci di Tibirin, o per meglio dire della comunità di Tibirin, di cui poi sette sono morti nel modo che sappiamo, per meglio dire che non sappiamo con precisione, perché anche questo è rimasto velato. E devo dire che per chi di voi vedrà, avrà occasione di vedere il film, capirà come sono più a mio agio di parlarvene prima che non di parlare a fine proiezione, come pure mi è capitato di fare. Il film l'ho visto 6 volte e 4 volte ho dovuto commentarlo dopo. In realtà, dopo averlo visto, le parole sono superflue, non capivo perché mi avevano invitato a dire qualcosa dopo, ecco. Mentre invece forse parlando, dandovi delle chiavi, sia per chi di voi lo andrà a vedere, sia per chi l'ha già visto, sia per chi ritiene di non doverlo vedere, non è obbligatorio, non è un precetto quaresimale né niente di vederlo, ma mi sembra che la testimonianza che ci viene da questa comunità monastica in Algeria ha un profondo significato anche per la nostra vita di cristiani qui e ora, in un contesto profondamente diverso da quello dell'Algeria che loro hanno conosciuto. Per me, poi personalmente, è una vicenda che mi ha segnato molto fin dall'inizio. Non conoscevo personalmente nessuno di questi monaci, anche se uno probabilmente l'ho incontrato perché sono stato nella sua comunità quando lui era là, in Francia. Ci ha segnato come comunità e me personalmente perché conoscevamo la loro esperienza prima che venissero rapiti e uccisi. Abbiamo voluto subito, dopo gli eventi tragici, curare l'edizione italiana dei loro scritti, che è uscita una prima volta da PM. Poi, quando PM l'ha lasciata cadere, abbiamo riacquisito noi i diritti, l'abbiamo pubblicata per i 10 anni dalla morte, poi l'abbiamo curato un'ulteriore edizione lo scorso anno in occasione, in previsione dell'uscita anche del film. Quindi nel volume trovate essenzialmente, a parte una mia introduzione, essenzialmente i testi dei monaci stessi, in particolare del priore Frère Christian, e alcune testimonianze rilasciate da persone sia musulmane che cristiane dopo la loro morte e il ritrovamento delle loro teste. Vi dicevo, un'esperienza che mi sembra segnare, indicare una via luminosa per la Chiesa oggi, anche in contesti profondamente diversi da quelli che loro hanno vissuto. E mi riallaccio all'accenno al crocifisso che ha fatto il parroco, perché c'è in un dialogo che Frère Christian riporta con un credente musulmano proprio una riflessione comune attorno al crocifisso, in cui Christian gli dice: ma tu vedi il crocifisso che abbiamo nella nostra cappella, in realtà quante croci vedi? E quello gli dice: vedo una croce. Dice: no, guarda bene. E allora l'altro dice: no, sono due, c'è la croce e il crocifisso. Ed è il crocifisso, cioè Cristo appeso in croce, che dà senso alla croce come tale, e non viceversa. Non è che lo strumento del supplizio previsto dal diritto romano dà senso alla vita di Gesù, è la vita di Gesù e la sua morte in croce che dà senso a questo elemento così centrale della nostra fede, anche perché è la vita di Gesù che trasforma questo segno della croce nell'annuncio già della resurrezione, che non dobbiamo mai dimenticare.
Per inquadrare un po' la vicenda, per chi è più digiuno di questa storia, anche come si è svolta, Tibirin è un monastero, il termine berbero significa giardino ed è abbastanza significativo. C'è in questi giorni in Italia il padre Jean-Marie Lassosse che ha scritto un libro intitolato Il giardiniere di Tibirin, perché adesso è lui che ha cura, anche se non ci vive lì ma va su, ha cura del cimitero e di quello che è rimasto del monastero. Questo monastero era un monastero trappista che si era spostato lì negli anni 30 da un insediamento francese in Algeria. Tenete conto che fino alla guerra di indipendenza, finita nel 62, l'Algeria non era colonia francese, era territorio metropolitano francese, cioè era Francia, al pari della Corsica, al pari della Bretagna, per intenderci, questo almeno nella mente dei francesi, gli algerini la pensavano un po' diversamente. C'era stata una prima fondazione a Staueli alla fine dell'Ottocento, la tipica installazione normale, monastica dei paesi appunto coloniali, in cui esportavano tutto, la cultura, la religione, le attività economiche, eccetera, che poi si era progressivamente ritirata in una zona appunto più tranquilla, deserta, montagnosa, sulle montagne dell'Atlas, vicino a Medea, e che aveva vissuto, come tutta la Chiesa algerina, il trauma della liberazione, della fondazione dello Stato dell'Algeria, dell'espulsione praticamente di quasi tutti i francesi, della perdita di tutte le opere che la Chiesa aveva, scuole, ospedali, attività, e quindi la riduzione di una presenza cristiana a un pugno di religiosi che hanno dovuto reinventare la modalità del loro essere in mezzo a un popolo musulmano e hanno riscoperto un tipo di presenza discreta, fatta di servizio, fatta di vicinanza, la cui eloquenza era affidata unicamente al vissuto, al tessuto quotidiano di una vita e non a grandi proclami, a grandi annunci. Ci sarà, ed è un dei testi che ho voluto aggiungere nella seconda edizione quando l'ho ripresa da PM, una lettura della presenza della Chiesa e dei monaci in Algeria alla luce del mistero della visitazione. È una riflessione che Frère Christian, il priore di questa comunità, ha sviluppato nel corso degli anni e che poi appunto uno dei sopravvissuti, quello l'unico che è ancora vivo, Jean-Pierre Flecher, che vive in un monastero in Marocco adesso, ha diciamo articolato in un discorso seguito citando testi di Frère Christian. Cioè il pensare la Chiesa cristiana in un paese di forte maggioranza musulmana, dove non è possibile l'evangelizzazione esplicita, dove non sono possibili quelli che noi consideriamo i normali strumenti di missione, come l'episodio, il mistero della visitazione di Maria Elisabetta. La comunità cristiana e il monastero in particolare come qualcuno che si fa prossimo, si avvicina, va incontro all'altro, in questo caso il popolo musulmano, portando Cristo ancora nascosto, no, nel grembo di Maria, attraverso un servizio concreto. Maria sale di corsa verso Elisabetta quando sa che è già al sesto mese e che ha bisogno di essere aiutata, questo ci dice il Vangelo, e in questo portarlo in fondo senza parola, senza annuncio esplicito, senza dire nulla, scopre che l'altro, Elisabetta nell'episodio evangelico, il popolo non cristiano nell'applicazione data da Christian, l'altro ha già in sé degli elementi che gli permettono di riconoscere il Cristo. Ha in sé il germe, il feto di Giovanni Battista, che lui riconosce il Cristo absconditus, nascosto nel grembo di Maria.
Ecco, questa è una chiave di lettura della presenza della Chiesa in Algeria che Cristiana ha intuito con forza e che è divenuta poi una sorta di comprensione non solo della loro comunità ma dell'insieme della presenza cristiana in Algeria. Adesso le cose un pochettino stanno cambiando, non perché l'Algeria è percentualmente a meno musulmani di prima, ma perché sta cambiando, come un po' in tutto il Medio Oriente, la configurazione della presenza cristiana. Fino a pochi anni fa, fino a qualche decennio, loro sono morti nel 96, quindi insomma, la presenza in Medio Oriente, soprattutto nei paesi di chiara marca musulmana, era ridotta a dei religiosi senza opere, no? E a qualche diplomatico e a qualche lavoratore così nelle piattaforme petrolifere, per intenderci, cioè un pugno di persone, quasi tutti europei. Ecco. Ora, e il sinodo dei vescovi sul Medio Oriente che si è svolto l'ottobre scorso l'ha messo in evidenza, c'è una crescita enorme rispetto ai piccoli numeri che c'erano, di lavoratori cristiani provenienti dalle Filippine, dallo Sri Lanka, da questi paesi, che fa sì che per esempio in Arabia Saudita, dove non si possono costruire chiese eccetera, ci sono 2 milioni di cristiani, tutti lavoratori appunto indipendenti. In Algeria ormai la stragrande maggioranza dei cattolici sono studenti dell'Africa subsahariana, Senegal, Togo, Benin, che vanno ad Algeri per i loro studi e che formano delle comunità estremamente giovani, tra l'altro di composizione, che cambia completamente il volto. In Algeria la Chiesa cattolica ormai ha un volto nero, giovane e nero, non è più vecchio ed europeo, no? Ecco, questo per dirvi un po' il contesto. Questa comunità ha conosciuto, la comunità di Tibirin, aveva conosciuto negli anni precedenti parecchie crisi. Dopo l'indipendenza decide di cedere i 9 decimi praticamente del suo dell'enorme possedimento di terre e boschi che aveva, di cederlo allo Stato algerino, salvaguardandosi comunque una 20 di ettari, cioè una zona abbastanza grande attorno al monastero, e quindi avere una presenza più discreta, legata al lavoro della terra, però con la consapevolezza che non può più reclutare nuovi novizi, nuovi membri nella chiesa circostante, perché non c'è più la chiesa circostante, non ci sono più parrocchie, non ci sono più giovani, non c'è più possibili candidati alla vita monastica. Quindi a più riprese le comunità francesi che l'avevano fondata si interrogano se chiuderla, ma l'arrivo agli inizi degli anni 80, fine anni 70, inizi anni 80, di Frère Christian rilancia la presenza che era ormai ridotta a 2 o 3, uno il monaco medico, che era un fratello laico, Frère Luc, l'altro è Amédée, uno dei sopravvissuti, che era un pied noir, cioè un figlio di francesi già nato in Algeria. La rilanciano contro il parere molto prudente, assennato dell'abate generale dei Trappisti. Durante il concilio, nel 64 mi sembra, o appena dopo, l'abate generale decide che bisogna chiudere il monastero perché non è più autosufficiente, non può più avere novizi. Ne discute con il cardinale Duval, che era l'arcivescovo di Algeri ed era a Roma per il concilio. Duval cerca di opporsi e invece l'abate generale, che era un francese, Gabriel Sorté, decide che non ha più senso, che non ci sono più monaci da mandare, che non si ha la forza, e firma il decreto di chiusura del monastero. Firma il decreto e la notte stessa muore di infarto l'abate generale, per cui il successore, che ha tardato un po' a essere nominato,
non se l'ha più sentita di chiudere il monastero, dice qui chi tocca il monastero muore, e vabbè, e così riparte. Allora chiedono a diversi monasteri francesi degli aiuti per far ripartire il monastero. In realtà la rinascita arriverà solo negli anni Ottanta, nei primi anni Ottanta. Arrivano dei monaci, ciascuno con una storia che sarebbe bellissimo poter affrontare uno per uno, una storia che per tanti versi si intreccia con l'Algeria. Pensate, Frère Christian resterà segnato da questo, era figlio di militari, ha conosciuto l'Algeria da bambino piccolo, emergerà anche nel suo testamento. Poi ci ritorna da militare, lui, per il servizio militare, e lì ha un'esperienza che sconvolgerà la sua vita e che la orienterà al dialogo con l'Islam. Mentre passeggia con un amico musulmano, un semplice giardiniere, viene attaccato da dei musulmani come soldato francese, insomma. E questo amico si frappone e lo salva dalla cosa, e il giorno dopo l'amico viene trovato sgozzato nel suo giardino, insomma. Christian Lee legge l'assimilazione di questo credente musulmano che ha vissuto l'amore più grande è quello di chi dà la vita per gli amici. Ecco, lui vede una figura di Cristo in questo musulmano, e da allora medita, pensa di dare la sua vita per l'Algeria. Ecco, poi entrerà al seminario dei Carmi a Parigi, poi sarà cappellano a Montmartre, poi finalmente entra in monastero a Aigbel per andare in Algeria, farà professione in Algeria e diventerà lì. Ma Celestin, un altro dei monaci rapiti e uccisi, ha fatto il servizio militare in Algeria nella guardia medica, cioè nella sanità, e da infermiere ha salvato e risparmiato un guerrigliero del Fronte di Liberazione Nazionale che i suoi commilitoni volevano finire, insomma, non lasciarlo per strada. Lui lo salva, lo fa valere come prigioniero di guerra, insomma, lo salva, e questo nel 61, la guerra d'Algeria. Quando nell'83 Celestin sbarca all'aeroporto di Algeri per andare a Tibirin, ad aspettarlo all'aeroporto di Algeri ci sarà quell'algerino con il figlio che vuol far conoscere a suo figlio chi gli ha salvato la vita e chi gli ha permesso di generare quel figlio. Ecco. Frère Luc, lui era giù in Algeria dalla fine degli anni 40, dopo la... Durante la guerra si è offerto, Frère Luc era medico, non ha mai voluto diventare prete per poter lavorare nel dispensario senza essere sottomesso alle 7 preghiere al giorno che i monaci coristi avevano rispetto ai conversi. Durante la guerra lui si offre, non era ancora monaco, si offre di andare a fare il lavoro obbligatorio in Germania al posto di un padre di famiglia. Poi diventa monaco Aigbel per andare in Algeria, va in Algeria alla Tibirin precedente, e lì durante la guerra di liberazione viene rapito dai guerriglieri e tenuto per 15 giorni appunto in prigionia per curare dei feriti dei guerriglieri. Poi viene rilasciato, quindi il suo sarà il secondo rapimento sempre legato al suo servizio. Questo per dirvi poi che Christophe ha fatto il servizio civile non armato. Christophe era il più giovane dei monaci, anche lui per la cooperazione internazionale in Algeria. Comunque ci sono questi monaci che ridanno vita alla comunità, che anche qui arrivano al momento in cui attorno al 93 cioè esplodono le tensioni tra governo e estremisti islamici. Voi sapete che nel 91 c'è stato questa, in pratica
colpo di Stato da parte di chi era al potere, una cosa abbastanza insolita. I militari al potere avevano indetto delle elezioni, delle libere elezioni, in due turni. Al primo turno stravincono i fondamentalisti islamici, per cui il governo annulla il secondo turno e mette in galera i capi del... Questo naturalmente scatena la guerriglia, scatena l'opposizione chiara tra il FIS e il suo braccio armato. Poi la situazione è molto più complicata perché ci sono infiltrati dell'esercito nei movimenti fondamentalisti, tanto per dirvi il movimento di integralisti più famoso è il GA, quello che rivendicherà il rapimento dei monaci, che vuol dire gruppo islamico armato, no? Gruppo islamique armé. In Algeria tutti lo chiamavano gruppo islamique de l'armée, cioè dell'esercito, tanto era infiltrato dai servizi segreti, dall'esercito, per far ricadere i gesti più scellerati sui guerriglieri, quindi poter esercitare una pressione maggiore. Loro si trovano, come tutta la Chiesa d'Algeria, nella bufera in questa situazione, e sarà quella minuscola allora Chiesa d'Algeria che pagherà il tributo più alto in questa lotta che se la prende con gli occidentali da parte degli estremisti. Nell'arco dal 93 al 96 muoiono 19 religiosi, vengono uccisi 19 religiosi e religiose, per i quali adesso è avviato il processo di beatificazione, tutti insieme, tutti 19 insieme. I penultimi sono loro, 7, poi verrà ucciso ancora il vescovo di Orano, un domenicano, al ritorno di una cerimonia commemorativa dei monaci, e sarà l'ultima. Dopodiché si ferma questa... Vengono uccisi sostanzialmente perché sono rimasti e perché con la loro presenza, da chi gestiva delle scuole di taglio e cucito per le giovani ragazze, a chi gestiva la biblioteca nei quartieri difficili con i giovani, a chi semplicemente, come i monaci lì, intessevano legami quotidiani di vita, con questa loro presenza pacifica e pacificante disturbavano una situazione che invece voleva essere portata all'estremo da una parte e dall'altra, in una sorta di lotta senza esclusione di colpi. Ecco, loro si trovano come in mezzo a questo. Lì di nuovo il nuovo abate generale, cioè un altro, ne sono passati due o tre nel frattempo, dice che bisogna chiudere perché l'ordine trappista ha bisogno di monaci e non di martiri, e Cristian gli risponderà che è la stessa cosa, cioè che il monaco è chiamato a essere testimone, che poi come andrà a finire non c'è. Se vedrete il film vedrete il crescendo di consapevolezza di questa comunità. L'assunzione, il fatto che all'inizio non erano assolutamente convinti di restare, non tutti erano della stessa opinione, c'era chi voleva partire in blocco, chi voleva partire poco alla volta, chi si poneva il problema appunto di esporre o non esporre a possibili rappresaglie o lasciare indifesi la gente del villaggio, con il quale tra l'altro loro avevano creato una cooperativa agricola, assimilando i musulmani della zona al loro lavoro agricolo. Avevano offerto dei loro locali perché venissero usati come moschea e scuola coranica, perché non c'era nel villaggio. E sarà una scelta molto travagliata, nel film non appare, ma una scelta meditata assieme alla Chiesa d'Algeria, in particolare assieme all'arcivescovo di Algeri, Monsignor Tessier, che li accompagna sempre. Il film ha questo di bello, che dice chiaramente, nelle intenzioni del regista, eccetera, che non è un documentario storico, non è una ricostruzione storica perfetta. È molto fedele agli eventi, ma ne sceglie alcuni e ne lascia a parte altri. Ecco, questo non dovete pensare a una ricostruzione
tipo documentario, no? È un'opera di fiction che però si nutre di testi ripresi alla lettera, si nutre di eventi realmente accaduti e poi li compagina con una scelta, diciamo, artistica, letteraria, no? Propria del film. Secondo me ha il grosso pregio questa pellicola di essere riuscito a rendere il clima della vita monastica, cioè è un film sulla vita di questi monaci, non sulla loro morte. Non dice nulla della morte, non vi dico come finisce, vi dico solo chi lo va a vedere faccia caso a qual è l'ultima battuta, le ultime parole che vengono dette nel film, che è una chiave per rileggere anche tutto il primo, ma non ve lo dico, se no non vale, no? Vi rovino la cosa. Ha il pregio appunto di riuscire a rendere bene questa vita, la quotidianità, se volete la banalità della vita che i monaci fanno, e non solo loro, che noi monaci facciamo normalmente, non facciamo grandi cose, semplicemente cerchiamo nel quotidiano di vivere un amore fraterno e che si dilata alle persone che stanno attorno, al di là delle appartenenze, al di là delle differenze, al di là di ogni contrasto, ecco, una vita che vuole essere di annuncio di pace. Questo mi sembra particolarmente riuscito se voi pensate che il regista non è credente, l'ha sempre detto apertamente, ha accettato l'invito di un suo amico produttore, lui sì, cattolico, il quale ha scritto la scenografia, poi gliel'ha mandata anonima dicendo: guarda, mi hanno fatto avere questa bozza di scenografia, se ti piace possiamo farne un film. E quello l'ha letta e gli ha detto: sì, dai, fammi conoscere lo scenografo e lo mettiamo insieme. Gli ho detto: guarda, sono io e facciamolo. Lui non era credente, gli attori tutti, tranne chi impersona il medico, l'anziano Frère Luc, non sono credenti, mentre invece Michel Lonsdale è un cattolico praticante, che in un'intervista simpaticissima diceva: ma a me è capitato di fare il Cardinal Barberini nel Galileo della Cavani, ho fatto il Grande Inquisitore, non so più quale altro film, dice, è la prima volta che faccio un cristiano buono, e sono contento che alla fine della mia carriera faccio un cristiano buono e non uno invece che se la si prende. Ecco, ha però avuto delle intuizioni il regista, non so poi chi gliel'ha soffiate, poco importa, lui le ha recepite, secondo me molto preziose per entrare nel vivo e nel profondo della vita dei monaci. Innanzitutto ha scelto di girare il film in un vero monastero, cioè il film è girato a Tumlilin in Marocco, dove c'era un monastero benedettino negli anni da metà anni 50 a metà anni 60, un monastero per certi versi simile a Tibirin, solo più versato per un dialogo a livello culturale con il mondo musulmano, un monastero che era stato aperto su invito, con le facilitazioni, diciamo, del re musulmano del Marocco, che poi è durato finché ha potuto durare, poi le tensioni erano troppe. È stato per un po' un museo locale e poi era in disuso ed è stato usato dal regista, per cui le scene avvengono in un vero monastero, in un vero monastero sulle pendici dell'Atlas, solo dall'altra parte del versante, con le comparse che sono tutti gente del popolo di lì, con anche la bambina curata dal medico all'inizio del film, che era una bambina che aveva avuto delle ustioni nel villaggio, insomma, una cosa di questo genere. Poi ha avuto la umiltà, un po' troppo è appiccicare dei nostri criteri, ma la modestia di chiedere d'avere un consulente monastico. Allora ha chiesto a un ex monaco di Tamier di dargli tutti i suggerimenti per rendere in modo reale la vita della comunità. Ha voluto che ognuno degli attori
andasse a conoscere le famiglie, la famiglia del monaco che avrebbe interpretato, per sentire dai parenti, per conoscere qualche cosa di più del personaggio, no? Ripeto, persone non credenti, questi attori. Il regista e gli attori sono stati 3 settimane al monastero di Tamier per capire come avviene il ritmo di una giornata. Alcuni monaci erano di Tamier, Christophe era monaco di Tamier e anche Paul. Ha voluto che gli attori cantassero loro la salmodia, salve regina, tutte le preghiere del film, in diretta, non registrati. Li ha mandati a Parigi a fare un corso di canto monastico, per cui ci sono anche delle stonature, dei pezzi calanti, eccetera, come avviene in una comunità monastica vera, perché non sono quelle che si incidono sui CD, le vere liturgie monastiche, sono quelle che si fanno tutti i giorni quando nessuno registra, cancella, corregge, eccetera. No? Ecco, questo ha dato un clima di profonda fedeltà reale, anche se alcune scene sono o caricate o sminuite rispetto a quello che potevano essere sul reale. Ma mi sembra che faccia trasparire bene il vissuto. E una controprova è che sia i monaci sopravvissuti, che quelli che avevano conosciuto di più la comunità, che i familiari delle vittime, erano tutti estremamente perplessi quando hanno saputo che si faceva un film sui monaci. Insomma, temevano molto Ebbene, tutti questi sono entusiasti del risultato del film, dicendo che ritrovavano, dice sì, alcuni episodi non sono accaduti così come lo racconta il film, ma c'è tutta la vita, quella che noi conoscevamo di questi fratelli. E questo mi sembra che l'abbia capito molto bene. Il successo che ha avuto il film in Francia, secondo me, è dovuto al fatto di essere riuscito a far passare questa sorta di banalità del bene quotidiano, cioè del far vedere come la vita monastica in fondo è una vita semplicissima, fatta anche di angosce, di preoccupazioni, di debolezze umane, di perplessità, di dubbi, di incertezze, ma anche di un appello a qualche cosa che fa prevalere una fedeltà che prima ancora di essere fedeltà a Dio è una fedeltà al prossimo, a chi ti è accanto, e come fratello e come vicino del monastero, sodale del monastero. Questo mi sembra che sia passato molto, molto bene. Ecco. Forse il regista aveva in mente un suo ideale di un po' tipicamente francese, no? di libertà, fraternità, uguaglianza. In realtà sì, questo passa, ma passa anche la dimensione dell'umanità e della fedeltà all'umanità in queste scene. Nel libro voi trovate, vi dicevo, i testi loro, soprattutto di Frère Christian, che era quello che aveva maggiormente elaborato il significato di una presenza cristiana in terra di Islam. Lui aveva studiato al Pisai a Roma, l'istituto apposta di studi arabi e orientali, ma era riuscito lui, con una formazione, una predisposizione, diciamo, culturale da intellettuale abbastanza elevata, a tradurre questo in un vissuto, in uno spessore di vissuto umano tale che l'hanno assunto anche i suoi confratelli, che per la maggior parte erano delle persone estremamente semplici, un ex idraulico, un falegname, un prete di strada, Celestin aveva fatto il prete che lavorava con le prostitute, i drogati per strada, cioè gente normalissima con formazione culturale, intellettuale molto varia, ma normalmente banale, da media unica diremmo in Italia, no? Neanche da scuola superiore, che però nel vissuto capiscono quasi nessuno sapeva l'arabo
al di là di poche parole. Christian sì, lo sapeva bene, ma gli altri sapevano le parole di convenevoli, ma non sarebbero stati in grado di sostenere una discussione, un dibattito. Questa attenzione all'altro come altro di Islam sfocia anche in un gruppo di riflessione e di preghiera tra cristiani e musulmani, che si riuniva regolarmente presso il monastero, si chiamava Ribat el-Salam, che vuol dire legame di pace. Si trovavano due o tre volte all'anno su un tema, dandosi un tema, riflettendo, e poi ciascuno, tornando a casa sua, continuavano a pregare e riflettere su quel tema fino alla riunione successiva. E per dirvi che pur nel clima di tensione altissima che c'era in quegli anni, la notte del rapimento, questo non emerge nel film, non gli interessava al regista, diciamo, la notte del rapimento nel monastero c'erano anche degli altri religiosi, solo cattolici, cioè solo cristiani, i musulmani non si erano fidati, insomma, a salire, per una riunione di questo gruppo di Ribat el-Salam. E sarà la prontezza di riflessi di Frère Luc, il monaco medico, a mettere in salvo quegli altri, perché sentito il trambusto si affacciano dall'ala del monastero dell'ospitalità. C'era anche una piccola sorella italiana che ci ha raccontato dal vivo le cose, si affacciano per vedere cosa succede, e Frère Luc gli chiude la porta in faccia dicendo: non è nulla, non è nulla, tornate via. Il che tra l'altro fa supporre che i guerriglieri che hanno rapito i monaci non fossero del posto, perché non sapevano il numero esatto dei monaci, non sapevano che c'erano degli altri presenti, non conoscevano dei passaggi, insomma, rispetto al custode, eccetera. Con ogni probabilità venivano da via. Ma avevano dato vita appunto a questo Ribat el-Salam proprio per confrontarsi da uomini di fede da una parte e dall'altra, e per riflettere insieme su quello che stava a cuore a ciascuno. Ecco. Questo vi dice anche qualche cosa di che cosa poi è rimasto nella popolazione musulmana dell'Algeria. Il loro rapimento, poi il protrarsi della prigionia e l'annuncio della morte, beh, in Francia ha costituito un... Il cardinale Lustiger aveva detto che questi monaci in 40 giorni avevano rievangelizzato la Francia, no? Ecco. Ma anche per il mondo musulmano in Algeria e in Francia hanno significato davvero, davvero tantissimo. Io vi vorrei leggere, perché se anche l'avete già letto o l'avete già sentito, lo sentirete nel film, vale la pena di leggerlo, il testamento di Frère Christian, perché dice molto. Secondo me è uno dei testi più grandi di spiritualità cristiana di tutti i tempi, è da accostare agli Acta Martyrum per intenderci. Noi a Gose, quando loro sono stati uccisi ed è stato pubblicato il testamento, abbiamo commesso uno dei tanti esecrati abusi liturgici, e ai vespri della domenica, al posto dell'epistola di San Paolo, abbiamo letto questo testamento, ecco, per dirvi. Poi gli abusi, ciascuno risponde di quelli che fa, non di quelli che gli attribuiscono. È un testamento che lui ha scritto tra la prima minaccia, insomma, di rapimento. Loro hanno avuto una visita, nel film si vede, una visita dei fratelli della montagna, come loro chiamavano gli estremisti islamici, contrapposti ai fratelli della pianura, che erano le truppe dell'esercito, la notte di Natale, è una delle scene più pregnanti anche del film, che vengono per farsi dare il medico che vada a curare dei feriti, e ricevono dei rifiuti da parte di Christian,
E poi quando scoprono, quando gli viene detto che era la notte di Natale, questi stessi terroristi che 15 giorni prima avevano sgozzato i croati a 20 chilometri, si ritirano scusandosi e garantendo una sorta di non belligeranza, di non più venire a disturbare il monastero. Una cosa che nel film non c'è è che questo comandante, questo capo terrorista che si scusa per essere arrivato la notte di Natale quando loro celebrano il Principe della Pace, pochi mesi dopo verrà ferito a morte in un conflitto a fuoco e resterà agonizzante 3 giorni nei dintorni del monastero, a pochi chilometri dal monastero, e non manderà nessuno a chiamare il medico del monastero perché aveva promesso che non li importunava più e che non li esponeva più al pericolo di rappresaglie dall'esercito, comunque di danneggiamento. Questo per dire, insomma, che, ripeto, uno che aveva appena sgozzato 20 persone, voglio dire, non uno stinco di santo, però l'importanza della parola data, del rispetto dell'altro, di cui tu hai riconosciuto un'umanità che va al di là della dimensione di fede. Vi leggo il testamento perché riassume anche molto meglio di quello che ho fatto io il senso della loro vita. È appunto scritto dopo questa visita in monastero, no? L'ha datato 1 dicembre 93, 1 gennaio 94, quindi nell'arco di un mese, e la visita è avvenuta appunto il 24 dicembre del 93, quindi ha iniziato a scrivere quando c'è stato lanciato l'ultimatum contro gli occidentali. Poi ci sono stati degli assassini durante il mese di dicembre e poi la loro minaccia subita. Se mi capitasse un giorno, e potrebbe essere oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. Che essi accettassero che l'unico padrone di ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale. Che pregassero per me, come potrei essere trovato degno di una tale offerta. Che sapessero associare questa morte a tante altre, ugualmente violente, lasciate nell'indifferenza dell'anonimato. La mia vita non ha più valore di un'altra. Non ne ha neanche meno. In ogni caso, non ha l'innocenza dell'infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei avere quell'attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità e nel tempo stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. Non potrei auspicare una tale morte, mi sembra importante dichiararlo. Non vedo infatti come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che amo sia indistintamente accusato del mio assassinio. Sarebbe un prezzo troppo caro per quella che forse chiameranno la grazia del martirio, il doverla a un algerino, chiunque egli sia, soprattutto se dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l'Islam. So il disprezzo con il quale si è arrivati a circondare gli algerini globalmente presi. So anche le caricature dell'Islam che un certo islamismo incoraggia. È troppo facile mettersi a posto la coscienza identificando questa via religiosa con gli integralismi dei suoi estremisti. L'Algeria e l'Islam per me sono un'altra cosa, sono un corpo e un'anima. L'ho proclamato abbastanza, credo, in base a quanto ne ho concretamente ricevuto, ritrovandovi così spesso il filo conduttore dell'Evangelo imparato sulle ginocchia di mia madre, la mia primissima chiesa, proprio in Algeria, e già allora nel rispetto dei credenti musulmani. Evidentemente la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o da idealista. Dica adesso quel che ne pensa. Ma costoro devono sapere
che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con Lui i Suoi figli dell'Islam come Lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della Sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione e il ristabilire la somiglianza giocando con le differenze. Di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo grazie a Dio, che sembra averla voluta tutta intera per quella gioia, attraverso e nonostante tutto. In questo grazie, in cui tutto è detto ormai della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, accanto a mia madre e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e ai loro, centuplo accordato come promesso. E anche te includo, amico dell'ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo grazie e questo addio da te previsto. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen, inshallah, Cristian. Solo poche cose su questo testamento. Amen, inshallah, verrà letto dei brani nel film di questo testamento, e amen, inshallah, non sono le parole finali del film, vi rilancio l'attenzione. Sono le penultime, ma non le ultime. No, solo alcune cose. Uno è la distinzione che riesce a fare in modo estremamente chiaro fra Islam e islamisti, fra quello che gli altri credono essere l'Islam e agire in un certo modo e l'Islam che lui ha conosciuto, questa consapevolezza, ecco, della corresponsabilità nella violenza che abita il mondo, poi il fatto che lui si augura di avere un attimo di lucidità nel momento in cui viene ucciso, perché ha saputo la brutalità e l'immediatezza di altri assassini che erano già avvenuti. C'è una pagina in cui parla dell'uccisione di Frère Henri Vergès, un religioso marista che viene ucciso nella biblioteca dove lavora, che va incontro all'assassino che ha bussato alla porta, che è entrato, e che muore riportando al petto la mano a chiudere il saluto del salam aleikum che si dà e che poi ritorna sulla mano. No? Ecco. Quindi ha questa consapevolezza. Lui ha avuto 40 giorni di tempo, nell'attimo di lucidità, per chiedere perdono e per perdonare. E l'altra cosa è che è contenuto in questo testamento la comprensione, secondo me, più vera, più autentica di che cos'è la contemplazione cristiana, detta da uno che noi consideriamo uno specialista della contemplazione, perché è un monaco contemplativo, no? E noi pensiamo che la contemplazione sia, cioè noi pensiamo, noi monaci no, perché sappiamo che non è quello, ma chi guarda i monaci pensa che loro siano dei contemplativi perché contemplano Dio faccia a faccia, perché hanno le visioni, perché si estraneano dal mondo e riescono a vedere con altri occhi. In realtà la contemplazione cristiana non è riservata ai monaci, anzi forse i monaci sono vaccinati contro, non lo so, è la capacità che si acquisisce di guardare se stessi, gli altri e gli eventi con gli occhi di Dio, non di vedere Dio faccia a faccia. Questo lo vedremo per sua grazia a tutti noi in un altro momento, alla fine della nostra vita. Nella nostra vita la contemplazione è avere lo sguardo di Dio. Ecco, quando Cristian dice potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con Lui i Suoi figli dell'Islam come Lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della Sua passione, investiti del dono dello Spirito Santo. Questo è un contemplativo cristiano.
quello che durante tutta la vita si sforza di assumere lo sguardo di Dio su se stesso, sugli altri, sugli eventi, e che quindi riesce a leggere gli altri e gli eventi come Dio li vorrebbe, no? E dettovi questo del Testamento, vi leggo e concludo con questo, per lasciare anche spazio poi a degli interventi, la lettera che una donna musulmana ha scritto dopo il funerale dei monaci a Monsignor Tessier, l'arcivescovo di Algeri, perché vi dice qualche cosa dell'eco. È una donna musulmana che non viveva a Tibirin, cioè non conosceva personalmente i monaci, ne ha solo sentito la vicenda durante il periodo della tragica rapimento fino alla morte. Così scrive questa donna anonima, una lettera firmata, non anonime come si usa adesso sui siti internet, in cui una volta per l'anonimato c'era il cestino diretto, adesso c'è la prima pagina. No, questa è una lettera firmata, si dice, non anonima. Dopo la tragedia e il sacrificio vissuto da voi e da noi, dopo le lacrime e il messaggio di vita, di onore e di tolleranza trasmesso a voi, cioè ai cristiani d'Algeria, e a noi dai nostri fratelli monaci, ho deciso di leggere il testamento di Christian ad alta voce e con profonda commozione ai miei figli, perché ho sentito che era destinato a tutti e a tutte. Volevo dire loro il messaggio di amore per Dio e per gli uomini. La solidarietà umana e l'amore dell'altro è un itinerario che va fino al sacrificio, fino al riposo eterno, fino in fondo. Io e i miei figli siamo molto toccati da una così grande umiltà, un così grande cuore, dalla pace dell'anima e dal perdono. Il testamento di Christian è molto più di un messaggio. È come un sole che ci è trasmesso all'inestimabile valore del sangue versato. Nostro compito è quello di continuare il cammino di pace, di amore di Dio e dell'uomo nelle sue differenze. Nostro compito è innaffiare i semi affidatici dai nostri fratelli monaci, affinché i fiori crescano un po' ovunque, belli nella loro varietà di colori e di profumi. La Chiesa cristiana, con la sua presenza tra noi, continui a costruire con noi l'Algeria della libertà delle fedi e delle differenze, l'universale e l'umanità. Sarà un bel mazzo di fiori per noi e una grande opportunità per tutti e tutte. Grazie alla Chiesa di essere presente in mezzo a noi oggi. Grazie a ciascuno e a ciascuna. Grazie a voi, monaci, per il vostro grande cuore. Continui a battere per noi, sempre presente, sempre tra noi. E ora riposino tutti in pace a casa loro, in Algeria. Ecco, di solito appunto quando mi tocca fare l'ingrato compito di parlare dopo il film, leggo solo questo testo e poi lascio del silenzio. Grazie anche a voi.